Arriva direttamente dal Festival di Sanremo, categoria giovani, Sergio Vallarino, in arte Zibba, che con la sua storica band Alma Libre presenta una delle canzoni più convincenti di questo ultimo Festival di Sanremo. Un vero brano dal repertorio cantautorale, la sua appunto Senza di te risulta essere la più premiata. Sentire ogni tanto da me, mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare, ma mi riduco a un pensatore. L'abbiamo incontrata ai Candelai di Palermo per la sua prima tappa del tour, il suo ultimo lavoro discografico Senza pensare all'estate. Un album in realtà che racconta la nostra storia, gli ultimi 10 anni di Zibba e Alma Libre, quello che è successo da 10 anni a questa parte. Sono arrivati tanti album, questo è il sesto, tante collaborazioni, tanti premi vinti e questo Sanremo per noi è così importante perché ci sta dando una grande visibilità, quindi è tutto raccolto in 11 brani che in qualche modo vogliono essere sia passato che presente che futuro di questa band. Hai parlato proprio di collaborazioni, perché all'interno c'è la mano di Cristiano De André, c'è Tiziano Ferro, ce ne sono state altre in passato anche. Sì, tantissime collaborazioni che continuo a fare. Ho firmato quest'anno un contratto come autore, quindi continuo a scrivere per altri e non solo per me stesso, e a collaborare comunque con tantissimi artisti. In questi anni abbiamo fatto tantissimi featuring nelle nostre canzoni e abbiamo voluto non inserire quei brani che avevano già un'altra vita o comunque una vita importante all'interno di questo lavoro, ma dare una seconda opportunità a canzoni che erano rimaste magari un po' più nell'ombra. È difficile che io faccia un qualcosa soltanto per motivi discografici o peggio commerciali. Scrivere per Cristiano De André, per esempio, per me è stata una delle esperienze più belle della mia vita, e quella collaborazione è nata dal fatto che lui apprezzava il mio modo di scrivere tanto quanto io apprezzo lui come artista e come uomo. E a te è andato il premio della Mia Martini, è andato il premio Lucio Dalla, cioè della Stampa, e non si è arrivato prima perché comunque è arrivato il giovanissimo Rocco Hunt, col quale hai detto speri di poter prossimamente poter anche fare qualcosetta insomma insieme, magari condividete un pezzo in radio. Perché no, lui è un ragazzo che ha una grande consapevolezza, una grande padronanza del palco, mi è sembrato giusto che il premio andasse a lui in rappresentanza dei giovani, visto che io ho quasi 36 anni, più tanto giovane non lo sono. Però sono tornato a casa con i premi più importanti, Zibba e Alma Libre hanno avuto da questa esperienza sanremese una buona visibilità e insomma un po' di aiuto per quello che è la nostra carriera, che poi continua a essere fatta di questo, di salire sul furgone, fare tanti chilometri e andare a suonare. La storia di Zibba inizia molti anni fa, ad esempio con gli Alma Libre iniziate dal 98, giusto? Cioè proprio avete già più di 15 anni insieme. Sì, con Andrea ci siamo conosciuti credo nel 96, nel 98 abbiamo messo su questa band che all'inizio si chiamava soltanto Alma Libre, infatti mi ritrovo un soprannome che quasi non riconosco, nel senso sì, sono abituato che mi chiamano tutti così ma non l'avrei scelto, è stata una casualità. E dal 98 ad adesso sono cambiate tante cose, Andrea è l'unico superstite della band originale perché negli anni sono cambiati tutti, ma fortunatamente da qualche anno a questa parte gli ultimi membri arrivati sono fedeli compagni di viaggio e credo persone con le quali condividerò non solo musica ma pezzi di vita da qui a finché muoio. Comunque è stato il pericolo che gli Alma Libre non potessero entrare, se non erro, nel progetto sanremese. Per un attimo ti avevano posto forse il problema se Zibba dovesse suonare solo con la band, se non erro, di Sanremo, e tu per un attimo hai temuto di restare un po' orfano, no? Sì, beh, abbiamo dovuto intanto non iscriverci come band perché alcuni di loro sono belli anzianotti e quindi non hanno più i 36 anni che servivano per partecipare al festival, quindi mi sono iscritto da solo nella speranza poi di portarli tutti sul palco. Così non è stato, sono venuti soltanto in due, ma una rappresentanza sia dalla parte ritmica che dalla parte solistica della band era lì sul palco con me, fra l'altro per scelte, consiglio e grande mano di Lucio Forzano, regista di Sanremo, me li ha addirittura messi davanti, quindi dando loro un'importanza, c'era un bel messaggio in quella cosa, secondo me, perché la band è veramente prima di tutto. Tu non puoi lasciarmi se hai la chitarra in mano senza di te. E magari la cantichiamo insieme, la cantiamo, però l'inizio magari la fai te, eh? Perché ho fin troppe parole.
a volte resto in silenzio. Adesso sono qui a scriverti, chiedendo quasi perdono per le cose che do per scontate, perché ci siamo scelti e che magari vorresti sentire ogni tanto da me. Mi piacerebbe giocare di più, a volte lasciarmi andare, ma mi riduco a un pensatore noioso e volgare, spesso nemico del tempo, specie se non ti ho accanto. Stanotte dormi da sola, che mi va a fuoco la gola. Credo in noi come fossimo di un'altra generazione, quella del bene sopra la ragione, quella che domenica andiamo al lago, che ho bisogno di svago. Senza di te non amerei tutti i miei errori. Senza di te è un mondo senza le canzoni. Senza di te non me lo voglio ricordare, stare lì a guardare al buio non è affatto uguale. Senza di te. Grazie Ziba. Grazie a voi. Senza di te. Senza di te non mi ricordo come fare. Senza pensare all'estate, Ziba.